di partenza, ce ne torniamo a casa, di nuovo 10 moto e la festa è finita. Jack. Ah, ma stai riprendendo? No. È un video? Sì. Ah, il pezzo di strada di oggi è autostrada fino a... non mi ricordo. Poi usciremo e faremo la Cisa. Per adesso un viaggio tranquillo, anche perché la stanchezza, ragazzi, si fa sentire tutta. Allora, quasi mezzogiorno, siamo usciti dall'autostrada a Tarnovo e adesso, come vedete, andiamo in direzione Passo della Cisa. Momento peggiore non poteva esserci, perché sono tutto rotto, mi stanno cominciando a uscire tutti i dolori di questi 3 giorni. Ho le valigie, però vabbè, la faremo lo stesso. Davanti a me ho Lorenzo, che è mica una sagoma, guardalo. Numero uno! Numero uno! Allora, questo signore, la strada della Cisa, che porta al Passo della Cisa. Bella, io devo pulire un po' le gomme dai trucioli. Davanti abbiamo Max con la fidanzata, davanti Giulia e Dome col Monster. Questo è il filippino. Comunque, fare la Cisa di lunedì è praticamente fare un altro turno a Misano, perché non c'è nessuno, strada perfetta, bellissimo. Infine arrivammo, Passo della Cisa, mangiamo un paninetto, ci rifucilliamo e poi ripartiamo. Allora, abbiamo lasciato il Passo della Cisa, abbiamo superato Pontremoli e adesso ci dirigiamo in direzione Passo del Bracco. Ma vediamo che si inventa Lorenzo. Eccolo che arriva. Preso in pieno un camion. Stiamo cercando la strada per il Bracco, perché i cellulari, troppo caldo, hanno smesso di funzionare e quindi stiamo andando un po', come dire, a cazzo. Allora, sono le 4:10, siamo in marcia da più di 40 minuti dall'ultima sosta e il Passo del Bracco doveva essere imminente, quindi mi sa che anche in questo caso, come all'andata, l'organizzazione degli itinerari di viaggio sono un attimino... Adesso stiamo arrivando a 39 gradi della temperatura dell'aria, la moto è costantemente a 100 gradi e vediamo dove stiamo andando a finire. Se arriviamo alla Spezia senza fare passi, lì prenderemo, credo, l'autostrada e ciaone. Vediamo se stiamo dietro a Domenica e Giulia.
Finalmente inizia sto cazzo di passo del bracco. Figata, figata anche questa, molto molto bello. È un falso piano molto tortuoso ma dolce, in cui ecco le curve si pendellano. Davanti abbiamo Jack e laggiù l'avete visto Lorenzo che sta facendo le saponette a Domenico, cioè praticamente Domenico gli ha date nuove e lui gliele sta fondendo completamente. Ovviamente sul Kimco, non su un panigale, cioè con il Kimco gli sta fondendo le saponette. Ah, qui adesso dobbiamo fermarci perché il ragazzo filippino manderà in aria il drone e ci farà un filmato con il drone. Abbiamo provato a fare il video col drone con Naj Abdul, ma si è interrotto dopo un 15 secondi, quindi essendo l'ora tarda il gruppo in autonomia ha deciso di abbandonarlo e di scendere giù, anche perché dobbiamo fare benzina e poi andare a prendere l'autostrada, quindi ci facciamo ancora questo bracco a scendere e poi basta.
ragazzi, il passo del bracco mi piace, voto 10. Una figata, bellissimo, ma veramente veramente bello. Non c'era nessuno, asfalto perfetto, un caldo della Madonna, perché siamo partiti che erano 39 gradi, adesso siamo arrivati giù che ce n'è 34, ma sono anche le 6 di sera. Quindi bracco consigliatissimo, praticamente si sale su da Sesto, perché abbiamo ripreso l'autostrada a Genova, quindi direzione casa. Questa ve la risparmio perché diciamo che è un tragitto poco interessante, visto soprattutto quello che è successo fino ad oggi. Quindi ci rivediamo tra un po' alla uscita dell'autostrada e alla strada di casa. Signori, con questo tramonto questa vacanza con VDV termina veramente. Quindi se vi è piaciuto tutto quello che avete visto, cliccate mi piace, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella, ricevete gli aggiornamenti. E che dire, è stata un'esperienza spettacolare da ripetere tra 2 anni, quando ci sarà il centenario della Ducati. Signore e signori, fine delle trasmissioni, ci si vede al prossimo video. Ciao!